Buongiorno a tutti, benvenuti nel TG Mezzopiano in compagnia della prima B. Oggi leggeremo delle buone notizie. Più di 450 bambini di Cuneo, alunni di 4 scuole, hanno fatto un giro tondo contro lo spreco di energia elettrica in Piazza Europa. Questi bambini cantano, fanno slogan e mostrano striscioni. Venerdì 1 marzo, sabato 2 marzo, domenica 3 marzo hanno spento tutte le luci notturne in tutta la città, anche nelle stazioni. In occasione dell'appuntamento questa iniziativa ha coinvolto tanti paesi e numerose città. Fotografare i bimbi mantiene intatti stupore e meraviglia. Elena Givone è una fotografa torinese di 40 anni che ha raccolto i sogni di bambini più poveri del mondo, cercando di trasmettere loro un momento di speranza e ottimismo. Scatta foto ai bambini chiedendo di chiudere gli occhi e di esprimere un desiderio che per loro sono una mela, un'arancia, l'acqua e la bicicletta. È stata nelle favelas, nelle prigioni minorili, nei villaggi di Mali e Sri Lanka, dove ha aperto una scuola di fotografia per ragazzi. La fotografa conclude dicendo che fotografare i bambini suscita stupore e meraviglia e ti insegna a vedere nella buca di una bomba la possibilità di trasformarla in piscina. Con la mia zattera sul Sacro Gange a caccia di plastica, Alex Bellini naviga sul Gange, il fiume sacro indiano fortemente inquinato. Il 2 marzo 2019 ha deciso di raccogliere la plastica per lasciare un pianeta vivibile. Vuole ripercorrere il viaggio di migliaia di bottigliette per far capire che la responsabilità per un mondo più pulito è dovere di tutti. Da solo ha attraversato a remi l'Oceano Atlantico e l'Oceano Pacifico. Ho dovuto remare tutto il tempo, è stato un patimento, ma l'umore è buono, buonissimo. Denaro per studiare, perché per molti giovani diplomati l'accesso all'università non è sempre possibile. Negli USA i prestiti per studenti sono utilizzati da ben 43 milioni di persone. Chi non ha mezzi finanziari per studiare invece di rinunciare può continuare gli studi e magari aver garantito un miglior accesso nel mondo del lavoro. Le prime banche ad aderire al progetto sono state la Banca Intesa San Paolo con l'iniziativa per merito e Unicredit con il progetto Ad Honorem. La banca scommette, o meglio investe sul futuro degli studenti, a patto che si sia in regola con gli studi. Il cuore della città in mattoncini tornerà a pulsare per Emma. Verrà ampliata Emmaland, una piccola città di Lego costruita mentre Emma stava combattendo la sua malattia. La decisione è stata presa dai genitori e dalla sorella, con il commissario comunale e l'aiuto dell'ex sindaco di Gattico. Emmaland deve essere considerato uno stimolo perché le persone facciano molta solidarietà a favore della ricerca delle sue malattie infantili.